Bentornati qui su Canale Planet, sono sempre Victor Laszlo 88 e questo è Best and Worst. Oggi voglio parlare delle aspettative riguardanti un film che sì, mi incuriosisce abbastanza, di cui si è sentito parlare tantissimo un paio di mesi fa e poi più nulla. Sto parlando di 10 Cloverfield Lane. Molti probabilmente non hanno già sentito parlare, ma bando alle ciance, iniziamo subito con i Best. Allora, che cos'è 10 Cloverfield Lane? Come primo best ho voluto inserire il fatto che 10 Cloverfield Lane è un film relativo all'universo di Cloverfield, il mockumentary creato e prodotto da J.J. Abrams e diretto da Matt Reeves, che è diventato un cult e che in tanti adorano ma che altrettanti detestano. La macchina alla presa si muove troppo, viene il volta stomaco! È una grandissima cazzata, ma poi che videocamera resistente ha il protagonista? Il mostro non si vede quasi mai. Queste erano solo alcune delle critiche che sono state mosse all'epoca Cloverfield. Io personalmente considero quel film veramente interessante. Era il periodo in cui la tecnica del found footage, del mockumentary che dir si voglia, iniziava a prendere veramente piede e la si applicava a un po' tutti i generi. E fino a quel momento un monster movie girato in quel modo non si era ancora visto, quindi l'avevo trovata abbastanza innovativa come idea. E poi a Cloverfield è legato il viral marketing più geniale di sempre, a mio parere. Tant'è vero che in alcune facoltà in cui si studia comunicazione viene spesso portato come esempio. È proprio per tutti questi motivi che ho voluto considerare come primo best questo aspetto di 10 Cloverfield Lane, ma non si tratta di un vero e proprio seguito. Come detto, lo stesso J.J. Abrams in alcune interviste, anche se qui ancora una volta non è regista del film ma semplicemente produttore, mentre invece la pellicola è diretta da Dan Trachtenberg, 10 Cloverfield Lane è piuttosto un parente di sangue di Cloverfield, una sorta di spin-off ambientato in quell'universo narrativo, perché a quanto pare Abrams ha diverse idee relative al mondo di Cloverfield che verranno sviluppate in futuro. 10 Cloverfield Lane è piuttosto un thriller mozzafiato che poggia le sue basi sulla catastrofe di Cloverfield e di qualcosa che ne è seguito in realtà, perché dovrebbe essere di un po' posteriore agli avvenimenti che vediamo narrati nel primo film, e poi prende una strada completamente diversa, promette di essere un thriller anche abbastanza claustrofobico. E qui passiamo direttamente al prossimo best, una cosa che ha incuriosito moltissime persone, ovvero l'aura di mistero che aleggia intorno a questo 10 Cloverfield Lane. Infatti le riprese del film sono state molto riservate, nemmeno si sapeva che lo stessero girando, e poi un paio di mesi prima dell'uscita del film ecco che all'improvviso esce un trailer che nessuno si sarebbe mai aspettato. Prima dell'uscita del resto del mondo, che è venuta già da qualche settimana, effettivamente di 10 Cloverfield Lane non si sapeva nulla di più di quello che veniva mostrato all'interno del trailer. Le uniche informazioni diffuse erano giusto quelle che J.J. Abrams si era lasciato sfuggire appositamente in alcune interviste, compresa quella della natura più che altro di spin-off, se vogliamo, del film stesso. Niente mostroni, quindi. Avevo provato ad informarmi un minimo circa questo film prima che uscisse e infatti non ero riuscito a reperire molte informazioni utili, e io sono uno che si informa molto raramente perché mi piace andare a vedere i film un po' al buio per avere anche l'effetto sorpresa, ma in questo caso ero talmente curioso che avevo voglia di sapere qualcosa in più, e la mia sorpresa è stata enorme quando mi sono reso conto che era veramente difficile riuscire a trovare qualcosa riguardo 10 Cloverfield Lane. Diciamo che Abrams come produttore è uno che sicuramente sa il fatto suo e ha volutamente rivestito il film di questa atmosfera molto misteriosa che sicuramente ne accresce il fascino e mi aumenta la curiosità. E lo so che lo aumenta anche a molti di voi. Un altro best, e questa è un'idea non solo mia ma che viene condivisa da moltissime persone, da come ho letto sui social e anche da diverse critiche che ho letto, è proprio il fatto che il film non sia girato con la tecnica del mockumentary o found footage. Una volta va anche bene, ma forse due potrebbero essere troppe. Io sono il primo ad aver apprezzato l'esperimento messo in atto in Cloverfield, perché comunque realizzare un monster movie all'americana, tutto come se fosse un mockumentary, era affascinante come idea. Oltretutto è vero, il mostro non si vede quasi mai, e questo secondo me lo rende ancora più affascinante, ma il punto di contatto con lui sono gli altri mostri, che se possibile sono ancora più spaventosi perché fanno delle cose al corpo umano orribili, anche se non vengono esplicitamente mostrate. Io sono molto sensibile a tutti quei film che hanno a che fare con la trasformazione orrorifica del corpo umano, infatti adoro Cronenberg, ma ogni suo film per me è una pugnalata al cuore, in senso positivo però. Detto questo però, credo che il primo Cloverfield sia bastato, quindi ho apprezzato grandemente il fatto di non voler far morire le atmosfere e l'universo narrativo di Cloverfield, però senza dover per forza ancora una volta ficcare in maniera anche forzata il fa
found footage, l'idea del mockumentary. Molto meglio tenere vivo questo universo narrativo con qualcosa che sia differente, in questo caso un thriller, quindi un genere che esula da quello che invece nel primo Cloverfield. È una forma di sperimentazione anche questa. Insomma, quello che sta facendo J.J. Abrams come produttore d'eminenza grigia dietro a questo progetto, che sembra stare diventando abbastanza magniloquente attraversando anche diversi anni, è creare un universo narrativo che sia composito, composto da capitoli, ognuno con il proprio stile narrativo. Ecco, questo sì che è interessante. Tra le altre cose, ho sentito molte critiche positive riguardanti 10 Cloverfield Lane, e alcuni utenti che vivono negli Stati Uniti d'America mi hanno scritto per dirmi di andare assolutamente a vederlo quando uscirà qui in Italia, ovvero il 21 aprile, perché è qualcosa di veramente interessante e anche inaspettato. Infine, un ultimo best è la presenza di due attori che a me piacciono tantissimo, ovvero la protagonista Mary Elizabeth Winstead, attrice che ha lavorato per Quentin Tarantino in Death Proof, A prova di morte, era quella vestita da cheerleader, poi l'abbiamo vista nel quarto capitolo di Die Hard, e io l'apprezzo tantissimo. Era anche, se non erro, Ramona Flowers in Scott Pilgrim Vs. The World di Edgar Wright, un'attrice dotata di un'espressività veramente peculiare, molto capace, e mi interessa tantissimo vederla in una veste un po' inedita. Sì, perché qui interpreta questa ragazza che è calata in una situazione a dir poco spaventosa, e nell'ambito del thriller sono veramente curioso di vedere come effettivamente se la possa cavare. Francamente è un ruolo questo che mi intriga tantissimo, e quindi sono veramente curioso di sapere che cosa abbia combinato nel rivestirlo. L'altra presenza che mi interessa è quella del grande, immenso a tutti gli effetti, John Goodman, uno degli attori della mia infanzia, che ha saputo divertirmi con le atmosfere più scanzonate dei Flintstone, oppure anche con atmosfere decisamente più colte e folli come quelle del Grande Lebowski, oppure di Fratello dove sei. Insomma, un attore che riesce a rendersi credibile in qualunque ruolo, anche nei film che in sé sono delle cagate. Ma non importa, perché John Goodman è sempre John Goodman, e sono davvero curioso di vederlo in questo ruolo, perché John Goodman dà spesso meglio di sé quando interpreta personaggi non esattamente buonissimi, e il personaggio che interpreta qui non sembra essere effettivamente uno stinco di santo, anche se effettivamente da quel poco che si è visto pare uno di quei personaggi ambigui che sembrano cattivi ma che in realtà non lo sono, o meglio, fanno cose cattive perché seguono un bene superiore. Quindi sono veramente interessato, e anche dal modo in cui parlo di questo film si capisce quanto mi intrighi il tutto e quanto siano stati bravi a mostrare tutto e non mostrare un cazzo, in modo da mettere addosso una curiosità tale che uno non vede l'ora di vedere questo cacchio di film. Quindi io sono veramente, ma veramente contento che finalmente stia per uscire. Quindi queste erano le best relative a 10 Cloverfield Lane, ma siccome il film è ambientato interamente in un bunker sottoterra, anche noi addentriamoci nei sotterranei oscuri e profondi dei worst. Dunque, partiamo con un worst, che è il lato oscuro di un best considerato poco fa. E quando mai? Ovvero il fatto che questo 10 Cloverfield Lane non sia propriamente un seguito di Cloverfield. Intendiamoci, mi piace l'idea di un universo narrativo composito in cui ogni film ha uno stile diverso dall'altro, però francamente non vorrei che questo non sia altro che una sorta di spin-off abbastanza sterile che hanno creato solo per sfruttare il brand e tirare su qualche soldino. Ovviamente, trattandosi di un film di intrattenimento che viene da Hollywood, il fine ultimo è sicuramente il guadagno, ma non vorrei che avesse realizzato una cagatella tanto per buttarci dentro il nome Cloverfield e fregare così tutti quelli che hanno adorato la prima pellicola diretta da Matt Reeves. Da quello che ho visto, francamente non sembrerebbe, però ho notato che tante persone, nel vedere il trailer, nel sentire le dichiarazioni di Abrams, hanno pensato questa cosa, perché effettivamente che senso ha realizzare un film ambientato nell'universo narrativo di Cloverfield in cui non ci sia il mostro? E qui passiamo direttamente al secondo worst, perché secondo me da una parte può essere intrigante riprendere il contesto del primo Cloverfield senza però mostrare effettivamente che cosa ci sia al di fuori
del bunker senza mostrare il mostro, da quello che si è capito, magari poi mostrano tutto, ma mi pare che non sia così, o comunque non è quello il fulcro della questione. Quindi effettivamente il senso un po' mi sfugge qui, parlo proprio per me, perché vedendo il trailer ho pensato sì, tutto molto bello, però se non c'è il collegamento diretto con Cloverfield non capisco come lo si possa considerare un film relativo a Cloverfield. Io mi auguro sì che siano riusciti a costruire un thriller che sia interessante e intrigante, ma anche che il collegamento all'universo e Cloverfield non sia poi effettivamente così labile come invece alcuni mi hanno fatto intendere. Certo, mi hanno parlato molto bene comunque del film, dicendo che è un thriller veramente adrenalinico, che ti sembra di essere nel bunker con i personaggi, però credo che finché non l'avrò visto continuerò ad avere un pochino paura per questo aspetto, perché credo che sia uno di quei dubbi che ci si tolgono solo esclusivamente guardando il film. Con le speculazioni non si va molto lontano. Infine un worst che non riguarda tanto il film in sé, ma il modo in cui è stato trattato, è relativo alla sua distribuzione italiana, che sembra essere un po' più debole di quello che mi sarei aspettato. Io ero convinto che il film sarebbe stato pubblicizzato in maniera massiccia, invece esce tra pochissimo e non ho mai beccato un trailer in sala, ma anche in televisione non è stato pubblicizzato molto. C'è stata solo quella bomba del trailer di un paio di mesi fa che ha fatto discutere di sé, più che altro per il passaparola. Poi il film se lo sono dimenticato pressoché tutti. Sono abbastanza sicuro che nessuno di voi sapeva nemmeno che il film sarebbe uscito questa settimana. Onestamente trovo questa scelta abbastanza bizzarra, perché il brand di Cloverfield è abbastanza conosciuto, ci sono un sacco di persone che si riverserebbero in sala per vedere questo 10 Cloverfield Lane. Ora non so bene in quante sale verrà distribuito, ma spero vivamente di poterne godere all'uscita e di non dover aspettare la versione in home video, perché come vedete ho tantissima curiosità per questo film, come credo ce l'avranno moltissimi di voi. Anzi, credo che presso una nicchia bella grande di persone il film sia abbastanza atteso, però diciamo che sanno che esce tra poco quelli che siano realmente interessati alla pellicola. Quelli magari che costituiscono il pubblico più occasionale magari nemmeno hanno idea di che cosa sia 10 Cloverfield Lane, perché o si è visto il trailer online, oppure almeno io per ora non sono riuscito ancora a beccarlo in maniera massiccia in giro, per cui spero vivamente che non venga trattato poi così male e che anzi possa avere il suo successo, se è un film meritevole come mi dicono. Mi spiacerebbe vederlo passare in sordina immeritatamente, ecco. Quindi queste erano le best e worst relativi a 10 Cloverfield Lane, film che spero di recensire al più presto, non appena l'avrò visto, perché davvero ho una scimmia sulla spalla che continua a spulciarmi i capelli e a dirmi oh, lo andiamo a vedere, dai, lo andiamo a vedere, mi compri le banane al posto del popcorn e cose di questo tipo. Sì, se me lo state chiedendo, sono completamente pazzo. Per cui vi abbraccio, grazie mille di essere seguito fin qui. Io, come al solito, vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate di quello che ho detto, se siete d'accordo, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, per quale motivo non siete d'accordo, e se ne avete eventualmente di scrivermi in un commento qui sotto dei best o dei worst che io non ho considerato, o perché non li ritengo tali, o perché me li sono persi per strada, perché sono un essere umano e si sa, gli esseri umani sbagliano, la loro cosa preferita, la loro attività principale. Quindi io ho aspettato troppo, noi ci vediamo al prossimo video.